Allora, siamo molto lieti di avere qui con noi nuovamente Antonio Mazzeo, docente, ricercatore, giornalista e soprattutto uno dei principali studiosi e attivisti della lotta contro il militarismo, la militarizzazione, il riarmo. E quindi vi chiediamo subito appunto di aiutarci a comprendere quello che sta succedendo, perché siamo estremamente allarmati. A partire forse dall'ultimo vertice della NATO che c'è stato recentemente, negli Stati Uniti. Sì, vabbè, intanto grazie per l'invito e per l'opportunità di approfondimento. Sì, purtroppo dobbiamo partire dal vertice NATO di Washington, conclusosi qualche giorno fa, perché personalmente ritengo che abbia rappresentato un ulteriore passo verso un'escalation, verso un confronto non soltanto contro la Russia, ma apre un fronte già avviato dagli Stati Uniti e che lo allarga direttamente a molti paesi europei, membri della NATO, nello scontro a medio e lungo termine contro la Cina, in questo tentativo di contenimento nello scacchiere geografico dell'Indo-Pacifico. È stato un vertice che consente, prima delle elezioni di novembre negli Stati Uniti d'America, di rafforzare quella che è stata la politica, ovviamente, dell'amministrazione Biden a sostegno dei paesi europei nel contenimento della pressione russa, ovviamente nello scacchiere del conflitto russo-ucraino. C'è un'ulteriore accelerazione nei processi di riarmo e di sostegno delle forze armate ucraine. Evidentemente non sono stati sufficienti gli oltre 500.000 morti che questo conflitto ha scatenato in meno di 2 anni e mezzo. E sia come NATO, sia come Stati Uniti, sia anche attraverso accordi bilaterali o multilaterali tra paesi membri della NATO e l'Ucraina, siamo alla vigilia di un potenziamento dei dispositivi d'arma. È stato già annunciato che entro la fine dell'estate inizieranno a volare sui cieli ucraini la prima decina di cacciabombardieri F-16 che il Belgio e la Danimarca hanno promesso, hanno assicurato all'Ucraina. A questi si aggiungeranno altri velivoli da parte della Danimarca e probabilmente anche un altro caccia bombardiere da parte della Svezia. La Svezia stessa ha promesso anche aerei di intelligence. Vorrei ricordare che i cacciabombardieri F-16, nonostante siano tecnologie non certamente tra le più sofisticate, le più moderne, come i cacciabombardieri F-35, hanno la doppia capacità, cioè possono essere impiegati con armamento convenzionale, ma possono anche imbarcare testate nucleari. Proprio per questo la Russia è profondamente preoccupata e ha minacciato ovviamente di prevedere contromisure rispetto all'impiego di queste bombe, di questi velivoli da guerra. Ovviamente a questo si aggiunge un potenziamento enorme del dispositivo missilistico. Non si tratta soltanto di sistemi per abbattere eventuali incursioni aeree, ma si tratta anche di missili a media e lunga gittata, cioè missili che possono tranquillamente raggiungere obiettivi all'interno del territorio russo. Tra l'altro, tra questi si aggiunge anche, ci saranno 4 batterie di missili Patriot e anche una nuova batteria di missili SAMP che verrà proprio offerta dal governo italiano. L'Italia aveva già in passato inviato una batteria SAMP, il costo è intorno agli 850 milioni, 1 miliardo di euro. La seconda è di seconda mano. E giunge dal Kuwait, è stata utilizzata qualche settimana fa in occasione del vertice G7 in Puglia e anche questo andrà a arricchire il dispositivo di guerra che può ovviamente rappresentare la possibilità di attaccare, di intervenire ben al di là della frontiera con la Russia. Non dimentichiamoci che proprio tra l'altro la vigilia di questo vertice G7
È stato firmato un accordo bilaterale tra la Polonia e l'Ucraina. La Polonia di fatto assume la difesa dei cieli aerei dell'Ucraina, cioè in caso potrebbe anche intervenire con proprie batterie per abbattere aerei in territorio ucraino. Di fatto è un'estensione di un paese della NATO a quello che era originariamente una richiesta che era stata fatta, ma immediatamente respinta per la sua pericolosità, cioè una no-fly zone sui cieli dell'Ucraina, in particolare delle regioni più occidentali. Ecco, questo può rappresentare di fatto la chiusura del cerchio e dunque la possibilità di intervenire direttamente. Non dimentichiamoci che la NATO, tra l'altro, ha avviato nuovi programmi proprio a sostegno delle forze armate ucraine. Innanzitutto si è deciso un ulteriore finanziamento di circa 40 miliardi di dollari in nuovi sistemi d'arma, munizioni, eccetera, da fornire da qui a un anno. Tra l'altro, l'Italia si sarebbe impegnata all'interno di questo pacchetto per un valore di circa 1,8 miliardi di euro. La NATO ha deciso l'attivazione di un centro, una grande hub di supporto logistico, addestrativo e formativo delle forze armate ucraine che in questo momento verrà realizzato a Wiesbaden in Germania. Ci saranno reparti multinazionali, sino a 700 militari, che avranno proprio la funzione di supportare le nuove strategie di guerra dell'Ucraina. Cosa che dovrebbe profondamente preoccupare, perché di fatto anche questa rappresenta un'ulteriore escalation, una conferma di come ci sia una volontà, se non unanime, ma dalla stramaggioranza dei paesi membri della NATO, di intervenire con proprie forze, proprie unità direttamente nello scacchiere di terra ucraina. Sarà attivato un non meglio identificato commissario speciale della NATO che risiederà proprio a Kiev. Di fatto sarà una specie di ufficio logistico, un ufficio esecutivo in stretto collegamento con Bruxelles, ovviamente per sostenere le operazioni di guerra e ovviamente il processo anche di riarmo ucraino. Ma non c'è purtroppo soltanto il fronte europeo, la NATO, anzi direi gli Stati Uniti, hanno convinto buona parte dei paesi europei della NATO di sostenere, lo dicevo poco fa, le proprie politiche di espansione dell'Indo-Pacifico. Tra l'altro, proprio in questi giorni è stata avviata la più grande esercitazione aereo navale mai disputata in queste acque sotto comando australiano. Sono circa una ventina i paesi partecipanti con centinaia di unità navali e quasi un migliaio di sistemi da guerra, esercitazione che tra l'altro vede per la prima volta partecipare una flotta italiana composta dalla portaerei Cavour, una fregata lanciamissili di nuova generazione, un pattugliatore, ben 4 cacciabombardieri Eurofighter e una serie di aerei cargo di intelligence che l'aeronautica militare italiana ha trasferito qualche settimana fa in Oceania. E la prova evidente è che questa NATO 360. Esercitazione, non ho capito dove si svolge questa esercitazione. L'esercitazione si svolge nelle acque prospicenti l'Australia. È un'esercitazione multinazionale condotta, capitanata dalle autorità militari australiane, ma con una ventina di paesi, ovviamente di quei paesi con cui si sta costruendo una NATO dell'Indo-Pacifico, Stati Uniti, Regno Unito, Nuova Zelanda e Australia. Tra l'altro, Australia e Nuova Zelanda erano presenti con i propri capi di Stato a Washington al vertice della NATO, insieme a Giappone, Corea del Sud e all'Ucraina, dimostrando che esiste una NATO de jure, quella composta da 32 paesi. Tra l'altro, il vertice Washington ha visto per la prima volta una presenza della Finlandia e della Svezia, le new entry in questa alleanza, ma rappresenta evidentemente questo NATO ormai de facto che vede tutta una serie di paesi che si stringono a Washington e si stringono a Bruxelles, ovviamente accettandone e condividendone le strategie di guerra da una parte contro Mosca, dall'altra parte ovviamente contro la Cina. Sì, poi abbiamo anche sentito che la Germania ha chiesto in cambio dei missili che fornisce all'Ucraina, agli Stati Uniti, di mettere nel suo territorio dei missili a lunga gettata
E da quello che abbiamo capito, questi missili rappresentano un pericolo molto grande per la Russia, tanto che la Russia è stata costretta, diciamo, a rispondere, dicendo che appunto se verrà colpita risponderà con ogni mezzo necessario, quindi paventando nuovamente la possibilità di un conflitto atomico in Europa, poi peraltro. Sì, questo sicuramente è forse la novità, direi più drammatica, perché qui non si tratta soltanto di un'escalation di tipo convenzionale, e apre, anzi riaccende un fronte che speravamo aver messo alle spalle, cioè un processo di riarmo nucleare del continente europeo, un rafforzamento con l'installazione di dispositivi d'arma, particolarmente sistemi missilistici a medio e lunga gittata. Vorrei ricordare che nel 1987 i movimenti pacifisti che si opposero, che tentarono di contrastare l'installazione degli euromissili in Europa, in Belgio, in Germania, penso ai Cruis, a Comiso, ai Pershing in Germania, impose alle due superpotenze di allora, Stati Uniti e Unione Sovietica, lo smantellamento degli euromissili e la firma di un trattato, AIANF, che vietava il dislocamento di armi nucleari a media gittata sul territorio europeo. Unilateralmente l'amministrazione Trump ne uscì in protesta della installazione di sistemi missilistici a capacità nucleare russa in territorio bielorusso, che tra l'altro quella fu anche una misura di risposta all'escalation, all'accelerazione, all'accerchiamento che i paesi NATO avevano sviluppato dopo il 2014 rispetto alla Russia. Ecco, da questo momento in poi Washington ha finanziato una serie di progetti di ricerca e di sviluppo alle più grosse aziende del comparto militare industriale statunitense per lo sviluppo di nuovi sistemi missilistici a medio raggio. La Germania oggi si presenta come il primo paese europeo disponibile a installare sul proprio territorio questi sistemi. Tra l'altro è un sistema tripartito da quello che abbiamo capito. Ci saranno sistemi antimissili aereo che sono gli S-6 che potrebbero sembrare un sistema difensivo, ma non lo sono assolutamente perché hanno il compito di accelerare quella che è la risposta di first strike, di primo attacco. L'idea di poter distruggere i missili in caso di attacco, di poter distruggere i siti di partenza di questi missili, convince una potenza di poter intervenire e poter attaccare. Ma a questo purtroppo si aggiunge una nuova versione avanzata di missili da crociera, i Tomahawk, che sono esattamente quella tipologia di missili che erano stati installati in Italia, in Sicilia nel 1983. Sono missili da crociera, missili lenti, ma che hanno delle capacità di penetrazione non soltanto nella gittata, ma perché possono anche viaggiando a poche centinaia di metri sulla superficie terrestre potrebbero anche sfuggire ai radar. Sono anche questi sistemi potenzialmente nucleari, cioè sono sistemi pensati per un attacco convenzionale, ma possono essere predisposti per utilizzare testate nucleari. A questo si aggiunge, e su questo si apre veramente fantascienza che dovrebbe terrorizzare per capire a che punto stiamo arrivando, si parla di nuovi missili ipersonici, cioè missili che possono viaggiare a 2 o 3 volte la velocità del suono con una lunghissima gittata, anche questi potenzialmente in grado di utilizzare testate nucleari. Ovviamente queste rappresentano ulteriormente il passo verso la catastrofe nucleare. Velocizzare questi sistemi di lancio, accelerarne la loro capacità di penetrazione, aumentarne la loro gittata, rende ancora più possibile il loro utilizzo in operazioni di attacco, in operazioni di guerra, che ovviamente non possono che portare, non portare alla catastrofe nucleare. Cioè siamo tornati indietro di quasi, potrei dire ormai 40 anni, con la differenza che in questi 40 anni si sono enormemente potenziate
state le capacità di distruzione, di devastazione, di attacco, la velocità di questi sistemi di morte. Sì, la cosa che ti vorrei chiedere è come si spiega questa politica dei paesi europei imperialisti. Abbiamo parlato appunto della Germania, prima parlavamo della Polonia e anche di altri che continuano a sfidare, diciamo, questa escalation con la Russia, con il rischio appunto di una guerra atomica che poi si combatterebbe non tra Russia e Stati Uniti, ma si combatterebbe in Europa, e quindi, diciamo, i primi a essere colpiti sarebbero proprio presumibilmente i tedeschi e i polacchi, anche perché abbiamo visto che gli Stati Uniti ogni volta che ci sono questi passi, pure per esempio quello della Polonia, loro non li coprono, cioè dicono chiaramente che loro sono contrari, perché non vogliono questa escalation atomica con la Russia. Invece i paesi europei sembrano essere quelli in prima fila in questo. Come si spiega questa dinamica? Ma guarda, veramente hai ragione te, è inspiegabile. È inspiegabile perché già l'Europa ha pagato un prezzo enorme dal punto di vista socio-economico, finanziario, con il conflitto russo-ucraina, le sanzioni a Mosca, i tagli, gli embarghi in campo energetico, la ulteriore accelerazione della dipendenza da parte dell'Europa dagli approvvigionamenti con alcuni paesi medio orientali, ma soprattutto direttamente con gli Stati Uniti. Di fatto c'è una scelta di politica suicida. E in questo momento la NATO e l'allargamento della NATO all'est Europa, soprattutto le repubbliche baltiche, a un paese come la Polonia che torna a ipotizzare di assumere un ruolo da medio potenza, ovviamente riaccendendo una competizione direi ormai plurisecolare con la Russia. Ecco, la NATO ostaggio da una parte delle politiche imperialiste statunitensi, dall'altra parte di questa follia di corsa al riarmo di buona parte dei paesi dell'Europa e non soltanto dell'Europa orientale, fatto benissimo a ricordare la Germania, ma anche su questo non vorrei dimenticare l'Italia. L'Italia continua a fare quel doppio gioco, quella doppia fronte che un po' ha caratterizzato la sua storia dopo l'unità. Da una parte il ramoscello d'ulivo, cercare di sembrare sempre disponibile al dialogo, alla trattativa e cercare sempre di mettere i sei, ma noi non vogliamo la guerra con Mosca, noi non esportiamo armi all'Ucraina d'attacco, eccetera. Ma anche l'Italia è direttamente coinvolta in queste operazioni. Il territorio italiano viene offerto alle operazioni a sostegno dei processi di riarmo dell'Ucraina, penso il luogo logistico dei porti, degli aeroporti italiani, il ruolo logistico della base di Sigonella per le operazioni di intelligence delle forze armate statunitensi e NATO a sostegno alle operazioni di attacco dell'Ucraina e anche nelle politiche di riarmo, anche perché probabilmente, e qui ecco, probabilmente una spiegazione ce la possiamo dare, oggi il mercato internazionale delle armi non è quello di 40 anni fa. L'Europa non è esclusivamente dipendente dagli Stati Uniti d'America, dal complesso industriale statunitense. Si sono sviluppati grossi comparti, grosse aziende con capitale finanziario europeo all'interno di questo vecchio continente. In particolare penso a un gruppo come Rheinmetall della Germania, che sta crescendo in termini finanziari enormemente, che è diventato veramente il grande hub per armare di mezzi pesanti, munizioni, eccetera, il conflitto russo-ucraino. Ovviamente Leonardo che ha un ruolo determinante nell'export di armi e che oggi proprio in questo braccio di ferro apertosi anche in campo missilistico con la Russia aspira, attraverso la controllata MBDA, è una società controllata insieme alla Thales francese, di sviluppare un nuovo sistema missilistico a medio-lungo raggio che verrebbe finanziato dalla NATO, che verrebbe finanziato dall'Unione Europea e che si affiancherebbe a quei sistemi di cui abbiamo parlato poco fa. Un sistema che potenzialmente potrebbe anche prevedere
proprio per la sua capacità di superare 500, i 1000 chilometri di penetrazione, di poter pensarne anche in una versione nucleare. Sono progetti plurimiliardari e per cui alzare l'escalation politico-diplomatica con Mosca rilanciare il sostegno all'Ucraina, rilanciare le politiche di annessione del territorio ucraino alla NATO. Il documento finale di Washington dice chiaramente che non c'è futuro per l'Ucraina se non all'interno dell'Alleanza Atlantica. Ma questo significa perpetuare a medio e lungo termine il conflitto con la Russia. Perpetuare il conflitto significa molti più affari, non soltanto per il complesso militare industriale statunitense, ma anche per quello europeo, e ovviamente produrre una quantità inimmaginabile di vittime e di danni morali e materiali nel vecchio continente. Sì, anche perché da quello che capisco è proprio questo il punto del contendere, cioè la Russia non può accettare che la NATO sposti le sue armi in Ucraina perché sarebbe troppo vicina alle principali città russe e quindi non ci sarebbe più la deterrenza atomica e quindi la Russia questo non lo può accettare e questa poi è pure la principale causa della guerra e quindi continuare su questa linea vuol dire continuare nella logica della guerra. Tanto più che sembrerebbe ormai abbastanza probabile che gli Stati Uniti si ritireranno parzialmente dalla guerra, visto che quasi certamente ormai vinceranno le elezioni repubblicane, e anche questo vicepresidente che ha scelto Trump è proprio contrario alla guerra in Ucraina. Credo che non usciranno dalla guerra, però la scaricheranno molto sull'Europa. Quindi. Sia in termini di costi, ma anche appunto di rischi, e non si capisce proprio, appunto, sì, ti hai spiegato giustamente dei motivi, quali sono i motivi che ci stanno dietro. Però è una politica, credo, pericolosissima, perché da quello che ho capito, nel frattempo la Russia ha sviluppato il suo arsenale atomico, ha costruito pure dei missili, penso, non so se sono proprio questi ipersonici di cui parlavi. Di cui non dispongono i paesi occidentali, e quindi è pure più pericoloso, tanto più che questo pure cercare uno scontro diretto, perché appunto sono proprio gli europei a partire dalla Francia a parlare appunto di trasferire soldati e di uno scontro diretto con la Russia, pure qui sembra una cosa suicida, perché attualmente l'Europa, da quello che ho capito, potrebbe mettere in campo 300.000 uomini, mentre la Russia ne potrebbe mettere in campo, da quello che capisco, 3 milioni, quindi ci sarebbe pure una disparità di forze. Sembra veramente un giocare con il fuoco, ecco. Sì, io ricordo sempre quello straordinario cartone animato di Walt Disney, Topolino, apprendista stregone. Cioè, metti in moto un processo, sei convinto di avere la formula magica per poterlo controllare, dominare, bloccare, ma al momento in cui sei partito 2 anni e mezzo fa con la convinzione che avresti limitato il conflitto, che lo avresti gestito e probabilmente vinto. Basterebbe rileggere, ma sino all'estate scorsa, ancora buona parte della stampa occidentale, nonostante il Pentagono fosse perfettamente consapevole che non si poteva assolutamente vincere sul terreno il conflitto con la Russia, si cercava di convincere che eravamo ormai alla stretta finale, che sarebbe stata l'ultima estate, Mosca sarebbe stata ricacciata indietro. Al contrario, abbiamo visto che nell'ultimo anno si è enormemente rafforzata la capacità militare russa. La Russia continua a sviluppare nuovi sistemi d'arma. Parlavi, tra l'altro, del primo paese che probabilmente ha sviluppato questi sistemi missilistici ipersonici, che ora la Germania vorrebbe sul proprio territorio di provenienza statunitense. Consentimi, io resto sempre perplesso su quello che la stramaggioranza degli analisti ritiene molto probabile, questa uscita da Washington, dell'eventuale amministrazione Trump dal conflitto russo-ucraino.
Sono profondamente perplesso per due motivi. È verissimo che Trump è esattamente l'establishment che si sta costruendo in questa campagna, rilanciano quel modello autocentrato di un paese che punta all'isolazionismo o punta soprattutto al controllo del cortile di casa. È prevedibile che gli Stati Uniti di una seconda amministrazione Trump proiettino le proprie capacità offensive intanto al dominio del continente latinoamericano contro una penetrazione industriale, finanziaria cinese, ovviamente rafforzino tutto il loro dispositivo e le loro alleanze nell'Indo-Pacifico. Ma reputo estremamente complicato, estremamente difficile pensare ad abbandonare il teatro europeo o affidarlo soltanto alle capacità militari e industriali dei paesi europei. Basterebbe pensare a quanto sarà determinante il voto degli immigrati provenienti da buona parte dei paesi dell'Est Europa nel voto statunitense. Chi viene dalle repubbliche baltiche, la Polonia, ma buona parte dei paesi dell'Est Europa conterà tantissimo. Sarà una seconda lobby come quella ebraica per definire e determinare il controllo. Questi sono i paesi che più hanno spinto verso la guerra, che più stanno spingono verso alimentare il conflitto. Loro non potranno essere lasciati solo. Questi paesi contano tantissimo sul sostegno militare, sulla stessa presenza delle forze armate statunitensi sul loro territorio. Del resto, proprio qualche giorno fa, l'amministrazione Biden ha confermato, insieme alla NATO, l'attivazione di un nuovo sistema antimissile. Uso proprio le virgolette, perché anche questo è un sistema che rientra nella deterrenza nucleare delle forze armate strategiche statunitensi NATO in territorio polacco, che si aggiunge a quello già installato in Romania e che di fatto chiude il cerchio rispetto. Parlavi di 300.000 militari già schierati, buona parte di questi sono stati, provengono dagli Stati Uniti d'America e già durante la prima amministrazione Trump, nonostante questo tentativo di trasferire parte delle spese, parte del contributo al funzionamento delle forze armate NATO ai paesi europei, non c'è stato un solo militare statunitense che abbia lasciato il territorio europeo per tornare a casa, non c'è stata una sola base statunitense in territorio europeo che sia stata chiusa o smantellata. Ecco, dico questo perché sicuramente aumenterà la pressione di un'eventuale amministrazione Trump per un ulteriore per nuovi investimenti finanziari europei, soprattutto alla difesa europea. Sicuramente si chiederà all'Unione Europea di fare ancora più da bancomat alle spese della NATO, penso particolarmente nel finanziare la ricerca scientifica a scopi militari, finanziare progetti che migliorino la mobilità logistica per il trasferimento sempre più rapido di forze armate europee e statunitensi dallo scacchiere occidentale direttamente all'est Europa. Ma pensare che Trump avrà mano libera, avrà tutta l'autonomia di potersi allontanare da questo scenario. Beh, io personalmente delle perplessità ce l'ho, anche per quel motivo che dicevamo poco fa, l'apprendista stregone, questo modello in cui hai avviato un processo, hai messo su contraddizioni, competizioni, conflitti e oggettivamente diventa sempre più complicato, sempre più difficile poter gestire e poterli affrontare nel modo migliore possibile. Sì, io sono perfettamente d'accordo con quello che dici, però aggiungo anche a quello che dici che Trump sicuramente porterà un'ulteriore escalation della guerra in Medio Oriente. Nel suo programma questo è chiarissimo. A differenza di Biden, cercherà la guerra con l'Iran e quindi cercherà, e questo implica necessariamente quello che Trump ha sempre detto, cioè che la maggior parte dei costi della guerra in Ucraina se la deve addossare l'Europa. È semplicemente una divisione dei compiti all'interno della NATO. Lui vuole più sviluppare questi altri tre settori, come dicevi appunto,
il cortile di casa, cioè l'America Latina, quindi riprenderà ancora più, con più forza l'interventismo in America Latina, l'escalation in Medio Oriente e poi l'escalation con la Cina. E quindi proprio per questo sicuramente non si ritirerà, eccetera, eccetera, però i costi peseranno sempre di più, e quindi gli aspetti negativi della guerra in Ucraina peseranno sempre di più sull'Europa. Questo secondo me è un punto che va tenuto presente. Sì, condivido. E tra l'altro, consentimi, proprio il vertice della NATO ha confermato un aumento di circa il 18% dell'ammontare delle spese militari che i paesi europei della NATO hanno sostenuto nel corso del 2023 rispetto all'anno precedente. Stoltenberg ha esaltato il fatto che ormai 2/3 dei paesi europei della NATO hanno raggiunto, se non superato, quel famigerato 2% del prodotto interno lordo in termini militari. Hai fatto bene, condivido perfettamente quando hai accennato all'Iran. Tra l'altro, l'Iran compare nel documento finale del vertice della NATO, compare insieme alla Corea del Nord. Direi che anche questo rappresenta un'ulteriore escalation, cioè l'amministrazione statunitense, in questo senso credo sarei d'accordo, ci sarà una totale continuità tra Biden e l'eventuale futura amministrazione Trump, si tira dietro rispetto alle proprie politiche di conflitto a medio e lungo termine, non soltanto contro la Cina, ma contro due avversari, contro due nemici con cui si sta giustificando l'accelerazione dell'escalation della presenza militare statunitense in un'area geografica che è quella dell'Indo-Pacifico e del Medio Oriente, ovviamente l'Iran, e in questo senso condivido perfettamente la preoccupazione. Sicuramente la futura amministrazione Trump sarà ben diversa da quella di Biden nel tentativo di addomesticare le spinte reazionarie ultranazionaliste, ultrabelliche dell'amministrazione Netanyahu Israele. Israele non sta soltanto compiendo un genocidio contro la popolazione palestinese, Israele sta innalzando lo scontro in Libano contro gli Hezbollah, sta attaccando sempre più numerosi obiettivi in Siria, ma il conflitto contro Hamas gli consente di riaprire lo scontro con quello che è realmente il nemico strategico di Gerusalemme, esattamente del governo Netanyahu, esattamente il governo iraniano. E in questo gli Stati Uniti non faranno altro che accelerare. E questo trovano purtroppo massima disponibilità anche dall'Unione Europea. Non dimentichiamo che nel Mar Rosso opera ormai da oltre 6 mesi una flotta con bandiera della UE che ha proprio il compito di sostenere le operazioni militari israeliane, statunitensi e del Regno Unito in un'area che non è soltanto quella del Mar Rosso, ma che ormai va dal canale di Suez direttamente a tutto il Golfo Persico, con obiettivo strategico che non sono soltanto ovviamente gli Houthi in Yemen, ma che è il vero nemico israeliano e di Washington, che è l'Iran. Sì, penso che qui è toccato un punto fondamentale perché nonostante il genocidio, Israele non riesce a vincere contro la guerriglia della resistenza palestinese a Gaza. E quindi il governo Netanyahu che può sopravvivere soltanto continuando la guerra, ha assolutamente bisogno, di una escalation. E quindi di un conflitto diretto con l'Iran. Il problema è che attualmente l'amministrazione Biden frena su questo. Invece, tant'è che Netanyahu sta tirando le cose per le lunghe per arrivare, diciamo, a un'amministrazione Trump e iniziare, diciamo, questo attacco. Quindi, con l'amministrazione Trump si rischia che non solo la guerra in Ucraina non terminerà, ma inizierà anche una guerra in Medio Oriente. E poi anche negli altri scenari che abbiamo ricordato.
Vorrei ricordare che, ecco, mi hai fatto venire in mente che all'ultimo vertice della NATO di Washington c'è una grande novità rispetto a quest'area, l'attivazione di un centro, una specie di hub tecnico-logistico in quest'area geografica che è stata avviata attraverso un accordo firmato da Stoltenberg e il Regno della Giordania. Pertanto una NATO che estende la propria proiezione, la propria capacità esattamente in quest'area geostrategica. Non lo esercita direttamente attraverso gli Stati Uniti, ma lo esercita esattamente come alleanza, a dimostrazione che anche la NATO è preoccupata e guarda con estrema attenzione ai futuri sviluppi in quest'area geografica. Sì, e poi l'altro dato allarmante è che, da quello che ho capito, si accentua sempre di più il conflitto con la Cina, cioè si individua sempre di più nella Cina un avversario. Eppure questo mi sembra estremamente preoccupante per le sorti del mondo, dell'umanità. Sì, anche Washington, anche questo vertice ha messo al centro la problematicità rispetto alla sicurezza dell'alleanza rappresentato dalla Cina. Ci si limita in questo momento a porsi in contrasto con la Cina perché sarebbe uno degli interlocutori fondamentali del processo di riarmo di Mosca. Tra l'altro, anche questo è una forzatura oggettiva, è una forzatura, come del resto, è una forzatura il passaggio del documento finale in cui si afferma e si sostiene che Russia oggi la Russia viene armata attraverso la fornitura di sistemi missilistici da parte di Teheran, pensate un po' dalla Corea del Nord, ma mettere in questo documento la centralità della Cina, la centralità della Corea del Nord e dell'Iran è una grande vittoria, consentitemelo di dire, di Washington perché formalizza una NATO a 360 gradi. Dicevo poco fa, una NATO che non è più composta soltanto da 32 paesi, è una NATO che ormai in Medio Oriente può contare sull'Arabia Saudita, sugli Emirati Arabi, sul Qatar, ovviamente sulla grande pedina storica di Israele, una NATO che punta anche a proiettarsi sul continente africano. Sarà avviato un processo per l'individuazione di un paese, probabilmente nel Nord Africa, che faccia da centro hub di rappresentanza della NATO rispetto al continente africano, ma una NATO che si proietta nell'Indo-Pacifico. Lo dicevamo con l'esercitazione in questo momento in corso in Australia, ma che non potrà non prevedere in futuro ulteriore rafforzamento, in particolare a sostegno delle politiche di riarmo di Australia e Nuova Zelanda, ma di alcuni paesi che in questo momento stanno investendo enormi risorse finanziarie per aumentare la loro capacità di proiezione, ovviamente anticinese. Non c'è soltanto Taiwan, ci sono le Filippine, e ovviamente, c'è la Corea, del Sud. Rispetto a quei sistemi missilistici di cui parlavamo poco fa, rispetto all'installazione a partire dal 2026 in Germania, beh, gli stessi sistemi missilistici sono previsti per le Filippine, per la Corea del Sud, ovviamente proiettati non contro Mosca, ma evidentemente contro Pechino. Sì, scusa, tornando un attimo invece al conflitto in Ucraina, visto che naturalmente la popolazione europea non è favorevole a questa escalation della guerra, diciamo che tutto questo sforzo militare fatto poi principalmente dall'Europa, perché anche gli F-16, scusa, dall'Unione Europea, anche perché anche gli F-16 sono forniti, da quello che ho capito, da paesi dell'Unione Europea. Quindi un fortissimo impegno sia militare sia finanziario viene però sempre giustificato proprio perché la popolazione altrimenti non accetterebbe, che sarebbe il modo, diciamo, per arrivare alla pace, perché costringerebbe o la Russia addirittura a ritirarsi da tutti i territori ucraini occupati o comunque consentirebbe all'Ucraina di trattare da una posizione di forza. Secondo te, diciamo, tutto questo sforzo militare cambierà realmente la situazione
del conflitto e quindi imporrà, diciamo, la Russia la ritirata o comunque di essere arrendevole nelle trattative con l'Ucraina, perché a me sembrerebbe che nonostante tutto questo sforzo la guerra ormai è diventata una guerra di attrito, una guerra di logoramento. Non mi pare che l'Ucraina neanche sia in grado di iniziare una guerra di movimento, anzi mi pare che in questa guerra di logoramento avanzare, anche se in maniera molto lenta, sia la Russia piuttosto. Allora, sfido, al di là ovviamente dei giornalisti mainstream italiani o europei, che non perdono occasione per rilanciare la prospettiva della vittoria, del push-off, del respingimento russo. Io credo che non ci sia nessun analista militare, anche in ambito NATO, che sia disponibile a scommettere un solo centesimo nella possibilità, dalla prossima primavera, di poter ricambiare i rapporti di forza. Al contrario, voci, penso qualche giorno fa anche Analisi Difesa, entrata a gamba tesa su alcune delle decisioni assunte dalla NATO e dagli Stati Uniti, da alcuni paesi a sostegno dell'Ucraina, ritengono che non ci siano assolutamente nessuna prospettiva di cambio in questa guerra. Stiamo soltanto alimentandola, stiamo soltanto prolungandola, rendendola una guerra infinita. Ovviamente anche qui giocano molto le elezioni a Washington, i paesi europei dell'Est Europa, della NATO, ovviamente Zelensky, sanno quanto sia importante in questo momento incamerare i maggiori frutti, cercare di arricchire il proprio dispositivo di guerra prima che eventualmente ci possano essere cambi di pensamenti a partire dal 1 gennaio del 2025 in caso di vittoria di Trump. Però non ci sono assolutamente prospettive di vittoria sul campo, non ci sono prospettive di invertire la situazione. Al contrario, in nuovi sistemi d'arma che verranno, i cacciabombardieri di quarta generazione, i sistemi missilistici a media e lunga gittata, nuovi sistemi di riarmo, aumentano la possibilità di un allargamento geografico di questo conflitto. Rimettono in gioco l'ipotesi più volte sostenuta da ambo le parti che si possa estendere questo conflitto a una guerra nucleare limitata attraverso l'uso anche simbolico di armi nucleari tattiche. Ora, io personalmente non ritengo che ci sia nulla di simbolico lanciando un'arma nucleare tattica su una città anche di 200.000 abitanti, perché sarebbe una tragedia inimmaginabile rispetto al vecchio continente, ma ritengo che non ci sia nessuna, come l'apprendista stregone che abbiamo utilizzato già più volte, di pensare che sia possibile bloccare, limitare un'arma nucleare, limitare una guerra nucleare. Al contrario, sarebbe il primo passo, il first step, prima di poter innalzare una guerra nucleare globale, una guerra nucleare totale. Siamo pertanto nella necessità, al contrario, di rafforzare qualsiasi ipotesi, intanto di blocco, di congelamento, di tregua di questa guerra e di imposizione dell'avviamento di una trattativa. Putin ha messo già in campo una sua piattaforma, alcuni punti credo che non siano assolutamente discutibili, cioè la demilitarizzazione dell'Ucraina, il suo non ingresso della NATO, io credo che siano le condizioni minimali su cui non si possa non trattare. Ovviamente Putin pone il problema di 4 aree geografiche in questo momento sotto occupazione. È un punto di partenza, le trattative si fanno sempre su una piattaforma. Dovrebbe essere
l'Ucraina attraverso il sostegno di paesi credibili. E io credo che in questo momento ci siano le condizioni per far entrare paesi che ovviamente non si sono sporcate le mani di sangue, come ha fatto l'Europa che poteva giocare un ruolo determinante nelle ipotesi di trattativa tra Mosca e Kiev. Io credo che ci siano le condizioni per avviare una trattativa. E di fronte allo spettro di riarmo nucleare del continente europeo, io credo che dobbiamo fare in tutti i modi per rilanciare un grande movimento transnazionale che ponga il centro il rifiuto di nuove armi nucleari in territorio europeo, ponendo anzi la necessità immediata che le armi nucleari tattiche già installate, penso alle B6112 anche in territorio italiano, a Ghedi e Aviano, vengano immediatamente smantellate e reinviate al di là dell'Oceano Atlantico. Io credo che questo debba essere l'obiettivo immediato, l'obiettivo centrale per una grande stagione pacifista, antinucleare, antimilitarista, subito dopo l'estate. Sì, questo assolutamente credo che sia la migliore conclusione. Voglio solo aggiungere che con questa escalation della guerra le condizioni per la pace diventano sempre più negative per l'Ucraina, non sempre più positive, perché all'inizio la Russia avrebbe accettato, se l'Ucraina fosse rimasta neutrale fuori della NATO, e avesse dato il federalismo, avrebbe rinunciato pure al Donbass, cioè alle regioni russofone, non alla Crimea naturalmente, però ma quello è un territorio sostanzialmente russo. Anche se però nel vertice della NATO si risostiene ancora una volta che la Crimea debba tornare in mano ucraina, per cui neanche l'ipotesi degli accordi di Minsk, che tra l'altro erano gli accordi che potevano impedire il bagno di sangue dal 22 di febbraio del 2022. Oggi ovviamente Mosca può trattare da una posizione di forza, ma è arrivato il momento di trattare, perché questa guerra non può che produrre ulteriori distruzioni e, ripeto, non può non estendersi a un'area geografica molto più avanzata di quello che è il territorio ucraino. Perfetto, ti ringrazio moltissimo, spero avremo modo più in là di approfondire questi temi, magari per parlare di pace, perché finalmente non avremo da parlare di guerra. Ciao, grazie, alla prossima.